Sì, grazie Presidente. Allora, sì, no, volevo insomma anche io portare un contributo per quanto riguarda il Paese, che è molto atteso, devo dire la verità, e quindi benvenuto, anche se devo dire non, un po' una nota di amarezza, in che senso? Perché io avrei voluto partecipare di più come consigliera alla redazione del PAESC, ma anche co in commissione ambiente, un coinvolgimento maggiore dei consiglieri, questo lo devo dire, però tutto sommato so che è stato creato da buone mani, cioè quelle del dottor Dario Tamburrano, lo volevo ricordare. Ex europarlamentare che si è sempre occupato nei 5 anni che ha trascorso nel Parlamento europeo delle energie rinnovabili e anche del PAESC, della nascita del PAESC a livello europeo. E quindi è l'unica cosa un po' che mi consola perché chiaramente si va sulla stessa linea di pensiero, però magari un coinvolgimento da parte insomma di tutta dei consiglieri, ma maggiormente anche della commissione ambiente, secondo me ci stava tutto. Entrando un po' nel merito, perché chiaramente ricordo, insomma, sento l'intervento precedente che chiaramente fatto dalle opposizioni parla un po' di tutti i disagi e disastri di Roma Capitale. Io invece entrando un po' nel merito del Paese, che volevo ricordare che la parte che riguarda i lavori pubblici, io questo come presidente della commissione lavori pubblici lo volevo sottolineare, è molto importante come quella chiaramente ambientale, come quella sui rifiuti, è una parte sui lavori pubblici molto importante dove si costruisce il modello ESCO, cioè la partnership pubblico-privato per fare in modo che si affronti al modo migliore l'efficienza energetica del patrimonio di Roma Capitale. Non solo, un'altra cosa interessante è chiaramente tutta la parte che riguarda il fotovoltaico. Io devo dire, apro una parentesi, io parlavo del PAESC appena arrivata in questa consiliatura nel 2016, anzi al momento, al tempo era PAES perché non c'era la C finale e quindi ne avevamo parlato anche in una commissione lavori pubblici, questo per dire che il discorso è stato seguito, anche se poi preso forse un po' sotto gamba. In questi anni io ho molto anche lottato per un energy manager all'altezza di una città importante come Roma, una città europea come Roma, e anche lì spero, insomma, lì almeno siamo andati tanto bene, quindi spero che il PAESC o PAESC dia questa spinta per fare in modo che Roma abbia un energy manager all'altezza. Perché poi chiaramente da questo scaturisce appunto tutta il PAESC e la realizzazione. Quindi su questa scia io ho affrontato continuamente l'argomento del fotovoltaico e abbiamo fatto pure qui diverse commissioni, sempre in modo molto timido, perché chiaramente gli uffici hanno bisogno non solo di corsi di aggiornamento, non di formazione, ma di aggiornamento costante, ma anche una spinta a livello non solo politica, ma anche amministrativa per quanto riguarda il fotovoltaico, che è ancora molto timido, si affaccia in modo molto timido nel panorama di Roma Capitale. Un'ultima cosa che voglio dire sul PAESC, entrando appunto nel merito, è che insomma, impressionato in modo favorevole, e il fatto dello studio geotermico del sottosuolo di Roma Capitale. Non se n'è mai parlato, quindi è una bellissima trovata. Senso positivo, chiaramente, un bellissimo suggerimento, ecco, forse è meglio per quanto riguarda la ricerca di energie rinnovabili, ed è chiaro che il discorso del territorio geotermico, del potenziale geotermico del territorio di Roma Capitale
non se ne è mai parlato, e quindi io lo trovo una cosa molto interessante, sicuramente da approfondire, e che potrà così allargare, no? Come dire, a 360 gradi, la visione che deve avere Roma sull'efficientamento energetico, anche come traino rispetto ad altre città. Voglio chiudere dicendo due cose. Uno, concordo con la consigliera Guerrini, Gemma Guerrini, che ha parlato dello smart working. Io mi dispiace e non ho capito dove vogliamo andare dopo che abbiamo esaltato la forma di lavoro. Io lo chiamerei lavoro agile o da remoto, perché siamo un po' lontanucci dallo smart working inteso dal diritto del lavoro, comunque sia, perché di nuovo ci stiamo, fatemi passare la parola, sbragando di nuovo, visto che avevamo fatto i salti mortali per portare appunto lo smart working molto incisivo a Roma Capitale come in altre realtà. E questa è una cosa, e quindi concordo con la consigliera Guerrini, che bisogna capire. Perché insomma è una cosa, un valore che non possiamo abbandonare, che insomma c'è un bagaglio importante che non si può ora di nuovo abbandonare perché si pensa che tutto ritorni come prima. La seconda cosa è, l'assessora Ziantoni già lo sa, mi dispiace di una cosa, che questa non solo che viene inserita con le 10 firme, quello mi interessa poco, ma che questa delibera sia solo una ratifica per l'Assemblea Capitolina, a me questo dispiace, anche perché mi sembra che diciamo, si è trovata una quadra come al solito, in un quadro un po' caotico, che forse, non lo so, con noi c'è a Roma Capitale, non so cosa dire. Perché in realtà il PAES dovrebbe essere adottato dall'Assemblea Capitolina e non solo ratificato, come prescrivono i patti dei sindaci. È vero che da qualche parte c'è scritto ratifica, ma ratifica è anche sinonimo di approvazione in Assemblea Capitolina, quindi non è solo un nulla osta, insomma. Quindi a me anche questa decisione, non so di quale organo di Roma Capitale, che il PAES debba essere solo ratificato all'Assemblea Capitolina, io questo lo volevo lasciare a futura memoria, in realtà mi dispiace, perché secondo me è uno dei regolamenti importantissimi, dei regolamenti, insomma, dei manuali importantissimi di Roma Capitale che abbiamo approvato in questa consiliatura. E insomma, un po' mi pesa che sia solo, ecco, un apporto nostro, una ratifica, un pigiare il bottoncino. Questo è quanto, grazie.